Siete veramente uno spettacolo, una visione incantevole qua a Montesole. Grazie tantissimo di essere venuti qua a festeggiare il 25 aprile con noi. È un'emozione incredibile. Io non leggo l'appello, l'ho già letto stamattina. Vi voglio solo fare un invito. A giugno avremo a Marzabotto un evento importantissimo che sarà la festa nazionale dell'Ampi. Farei un applauso anche ai nostri partigiani che sono qua con noi e che hanno combattuto per darci questa meravigliosa Costituzione. Dal 14 al 17 di giugno a Marzabotto vi aspettiamo numerosi. Grazie a Maurizio Landini e grazie a Don Gallo. Vi lascio al coro. Grazie ancora di essere qua. Portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 oh partigiano, portami via, che mi sento di morire, e se io muoio da partigiano. Quelli che mi incontravano mi dicevano: Gallo, dove vai domani? E dove vuoi che vado? Ormai ho deciso. Dopo ormai sono talmente, dicevo, un giornalista fa, ti vedo un po' preoccupato. Quale preoccupato? Sono incassato di tutte le istituzioni, ma proprio e i partiti, la mia chiesa, il pastore tedesco sta lì. E allora, dove vuoi che vada? Dove vuoi che vada? Ricordo in montagna, qui, la terra della brigata Stella Rossa, vi rendete conto? Vedo tante donne, troppo importanti. E allora con me tutte le donne, l'avevo detto a Calandini, com'è il motto noi operai lì con tutti gli operai? Uniti contro la crisi, no? È più bello quello delle donne. Se non ora! Quando? Se non ora! Quando? Se non ora! Quando? Che belli! Ma qui scoppia la... Landini, preparati, scoppia la rivoluzione domani. Guarda che scoppia la rivoluzione. Guarda qua. Guarda, guarda. La Madonna. Vedo tanti giovani. Ricordatevi, giovani, che siete qua. Io sono del 28, quindi avete qui un vecchio di 84 anni, 84, sono ancora sulla breccia a difendere i diritti di tutti. Allora, cari giovani, fino a 17 anni e mezzo, nei miei libri, nelle mie antologie, nei docenti a scuola, in chiesa, preti, parroci, vescovi, non si poteva dire la parola democrazia. Ma vi rendete conto? Ancora oggi i miei cardinali, io chiamo la mia chiesa, sono a casa mia,
mi dice devi andare via, stai stretto. Oh, dove va? Se qualcuno deve andare via, come nei partiti, se non si decide di andare via, come fanno a cambiare i partiti, che sono un segno della Costituzione, dovevo essere attenti. E allora ritiratevi. Mia mamma diceva, ma ce l'ha una pensione? Sì mamma, e allora perché non vai fuori, non va fuori dei coglioni? Mia mamma, ma allora, quante volte glielo rinfaccio? Ma Eminenza, del 29, io avevo appena un anno, poi dopo l'ho saputo, come mai avete fatto il patto col fascismo? Concordato? Ma erano altri tempi. Ah, forse il Vangelo cambia, non lo so. No. E poi condizionati, schiacciati, io nell'elementare, faccetta nera, della vicina, aspetta che sia, e se verrà vi porteremo in Etiopia, vi porteremo il nostro duce e il nostro re, vedi che regalo. Guarda com'è ridotta l'Etiopia, la Somalia. E allora, quando è nata in me questa fiamma? Io ero già marinaio a 15 anni. Dovevamo conquistare il mondo. L'asse era il nautico. L'asse Roma, Berlino, Tokyo. Allora, marinai, scoppia l'8 settembre. Questa Italia non sfasciata, sfascista. A un certo momento, meno male che avevo mio fratello, tenente del Genio Pontieri di Stanza Legnago, e in quel periodo erano a Milano mio fratello, sopravvissuto dalla Russia, 280.000 soldati italiani in Russia, sono tornati 11.000, lo sfascio, la malvagità della guerra. Ad ogni modo mio fratello era a Milano col reggimento per sbaraccare le macerie dei bombardamenti, le ronde di notte contro gli sciacalli, e mio fratello, io riesco, me ne vengo via dall'arsenale, il nostro comandante dice sotto, cacciatorpediniere affiancato ai tedeschi, signori ufficiali, signori sottufficiali, equipaggio, non siamo più alleati con i tedeschi. C'eravamo sopra, io venendo giù all'assemblea avevo salutato i marinai tedeschi, ciao, am Fidersen, non siamo, siamo con, ma vi rendete conto, è scoppiato tra serramenti, più di 600.000 soldati marinai italiani aviatori portati in Germania, e a un altro gruppo si è data la macchia, mio fratello non arriva, né alla fine di settembre né alla fine di ottobre, la mamma e il papà operai, e lì c'è Dino ormai. E allora i telefoni, e io ho il momento grande, vorrei che fosse per voi anche oggi, vorrei che fosse per voi anche oggi, finalmente, mio fratello era del 21, il mio mito, da lui lo guardavo quando era arrivato sottotenente, allora arriva, mi sembra la notte dei santi o dei morti, proprio ai primi di novembre, la mamma, il papà. Però ormai c'era la guerra che continuava, una fame della Madonna. A un certo momento arriva mio fratello, lo vedo lì, dico adesso capirò qualcosa, capirò qualcosa. Allora si mangia un boccone e ad un certo momento la mamma più decisa dice Dino, si chiamava Dino, Dino cosa decidi adesso? Quello che lo dico a voi, cosa decidete oggi qui? Nei posti di questa valle, di questo monte sole, l'eccidio, anzi la strage di Marzabotto, il feldmaresciallo Albert Kesselring decide di distruggere la brigata partigiana Stella Rossa. Siamo arrivati quasi a 800 morti, bambini, vecchi, preti, tutti, ammassavano tutti. Ad ogni modo, Dino, dice la mamma, e ve lo dico voi come un papà, un nonno, Dino, cosa decidi? Voi, donne, uomini, che cosa decidete? Dino, cosa decidi? E mio fratello, io lo guardo e dico, capirò qualcosa. Non avevo 15 anni e mezzo. Ho già deciso, mamma, papà. Sono entrato nella resistenza. E non sapevo che cazzo voleva dire resistenza. Educato dal fascismo. Aveva già formato una brigata. E allora ho assimilato tutti i valori.
ma se uno parla arabo è un fascista? Oh, io parlo già sulla sedia. Mi è capitato una volta un inglese a una conferenza, dopo 3 minuti io ballo sulla sedia e mi dicono i miei ragazzi: cosa fai Galo? Come cosa faccio? Quello lì è un fascista. Ma se non capisci niente di inglese, ti dico che è un fascista. Quando ha cominciato il traduttore, subito. E allora capisci la nostra brigata. E allora ragazzi giovani, a 17 anni e mezzo, il 25 aprile la mia brigata, con 300 prigionieri tedeschi, avevamo avuto l'ordine di portarli allo stadio del calcio, dove c'era l'esercito inglese. Via, 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 con 300, ho visto nascere la democrazia. Come faccio oggi vedendo qui questo Monte Sole, ricordando tutti i caduti, ricordando tutti, che volevano difendere finalmente. Avevamo preso coscienza che cos'è la libertà, avevamo preso coscienza cos'è la democrazia. E allora si cominciò veramente una nuova democrazia. E allora accettate il mio grido, il grido. Io a 17 anni e mezzo a Genova ho visto nascere la democrazia. Adesso che sono vecchio, che sto per morire, devo vedere la democrazia che scompare. Ma vi rendete conto? Allora, prima che mi dimentichi, vorrei subito darvi 3 verbi. Subito. Primo, ho gente qui, compagni e compagne. Qualcuno dice non dirlo compagni, perché non lo devo dire, non lo so. Poi amici, amiche, compagni e compagni. Organizzatevi, anzi, no, un momento, mi sbagliavo. Compagni e compagni, amici, amiche, bambini, agitatevi, perché abbiamo bisogno del vostro entusiasmo. Il vostro entusiasmo. Organizzatevi. Abbiamo bisogno della vostra forza. E poi studiate. Abbiamo bisogno della vostra intelligenza. Chi è che ha detto queste cose qui? Nel 1919, Antonio Gramsci. In quale cammina? Un vescovo del Brasile mi aveva mandato anni fa, Monsignor Camera da Olinda Recife, il quale un bel cartello mi dice: quando l'arcivescovo aiuta i poveri, dà da mangiare affamati, pensate in Brasile, no? Pensate, dice, tutti dicono l'arcivescovo è un santo. Quando l'arcivescovo, con la spinta di Gesù che è il salvatore di tutti, e la gloria di Dio è solo quando l'uomo vive e il povero si emancipa, questa è la gloria di Dio sulla terra, questa è la gloria di Dio. E allora dice, quando l'arcivescovo dà da mangiare ai poveri e costruisce piccole case, tutti dicono che è un santo. Quando l'arcivescovo ha cominciato con tanti a cercare di scoprire le cause delle ingiustizie, tutti dicono che è comunista. E allora il vescovo dice: ma allora io sono comunista. Compagno vuol dire spezzare il pane con tutti, companis. Questo è il punto fondamentale. E allora ecco, un attimo, nasce la resistenza. E che cosa nasce? Prima con la coscienza di una guerra che è stata veramente, lo sapete quanti morti si calcolano, che nella seconda guerra mondiale siano oltre 60 milioni di morti, tra cui 35 milioni di civili. Hanno detto basta. E poi la resistenza da tutte le parti.